Io vi do il benvenuto, vi dico che farà due parole subito il Presidente e poi lasciamo il Mister a tutte le vostre domande. Quindi, ben trovati. Presidente, prenda il microfono. Buongiorno a tutti. Ma si sente bene, anzi, mio. Allora, volevo dire una cosa prima di iniziare. Come dissi alla festa in Piazza Grande, noi aspiriamo a diventare una società normale, dobbiamo essere una società normale, però avevo sbagliato, perché dal 6 maggio fino al 29 giugno, data della famosa affiliazione, noi siamo stati una società straordinaria, unica, perché le cose che abbiamo fatto, e non parlo solo da un punto di vista economico, di sforzo, ma proprio di organizzazione, e devo dire veramente grazie di cuore a tutti gli aretini che mi hanno circondato, perché per me è un errore grande delle società, dei presidenti che arrivano da fuori città e non tenere professionisti della propria città che sono attaccati alla maglia. Io questo non l'ho fatto e devo dire veramente grazie a tutti, perché è stato un cammino molto difficile. Ci hanno, come voi sapete, analizzato in tutto, in tutte le cose, abbiamo pagato, come dico sempre, anche più del dovuto, abbiamo pagato anche cifre importanti per altri. Oggi siamo qua, sono veramente soddisfatto del gruppo che ho, devo ringraziarli da Massimo a tutti, non voglio fare nomi perché tutti sono stati molto molto importanti. Quindi da oggi risiamo una società normale. Però volevo dire che siamo stati una società straordinaria. Società normale vuol dire che adesso la città ci deve aiutare con gli sponsor, con gli abbonamenti. Noi faremo sempre tutto per l'Arezzo, per il calcio e per lo sviluppo di questo bellissimo sport. Ho finito, adesso veramente con grande entusiasmo ringrazio questa persona che è la mia destra, che oltre che essere un grande allenatore è un grande uomo, perché ha capito quello che noi vogliamo fare qua ad Arezzo. E quindi sono onorato che il nuovo allenatore dell'Arezzo è Alessandro Dalcanto. A cui passo. Mister, prima, se potete presentatevi così inizia a conoscervi meglio. Prego. Anzi no, prima vuoi dire qualcosa? No. Vuoi subito le domande? Sì, partiamo subito con le domande. Allora, vai. Questa è Andrea Lovettini, Tele2 Grandi. Le volevo chiedere il fatto di essere comunque anche il primo allenatore non solo di un nuovo progetto tecnico, ma di una nuova società, quindi di un nuovo corso, come appunto ha accennato anche il Presidente. Cioè, è stato uno stimolo ulteriore nell'accettare poi l'offerta della Rezza? Beh, assolutamente sì. Io ho conosciuto loro qualche settimana fa per la prima volta e sono uno che va tanto a sensazione, e la sensazione è stata estremamente positiva, al di là dell'importanza della piazza che è Arezzo, questo sì. Riccardo Conelli, che è Manatto, buongiorno. Lei ha allenato il settore giovanile e ha allenato i professionisti. Adesso si trova ad unire queste due realtà. L'esperienza passata gli è servita per poter iniziare un'avventura mista, insomma. In generale credo che un allenatore nel corso della sua carriera sarebbe meglio facesse anche i giovani, perché il settore giovanile ti dà possibilità di svariate conoscenze e soprattutto di sperimentare un sacco di cose. Io l'ho fatto a fasi alterne, nel senso che sono partito dai giovani per poi passare subito ai grandi e per poi ritornare ai giovani. Tento di prendere una strada che sia una definitiva, però sì, è un'esperienza che assolutamente mi è servita. Francesca Muzzi, Corriere di Arezzo. Lei, mister, ha firmato un contratto per... Sono due anni più opzione. Due anni più opzione. Sì. Qua ci sono stati molti juventini che l'hanno preceduta sulla banchina dell'Arezzo. Qualcuno l'ha consigliato, gli ha detto qualcosa su questa piazza? E l'altra domanda, con quali obiettivi arriva qua ad Arezzo? Che cosa gli ha chiesto, cioè, la società per quest'anno? Ma informazioni... Informazioni su Arezzo assolutamente sì, ne ho ricevute una marea, io ci sono pure stato tre volte da giocatore come avversario, quindi
una piazza che non conosco benissimo, però abbastanza, sì. Al di là del trascorso che ho avuto, perché ora nell'immediato vengo dalla Juve, però piazze ne ho fatte, a parte Padova, quasi una all'anno, quindi ho girato parecchio, ma in generale sono contento di arrivare in una piazza che ha grande ambizione, di grande tradizione. Il presidente con i suoi collaboratori hanno appena rilevato tutto, quindi io credo che sia opportuno fare pochi proclami e lavorare tanto. Antonio Bruno, Sport Tecnologico del Cielo. Il suo adesso come te lo immagini? In questo momento è in fase di costruzione? Sì, siamo in fase di costruzione, vediamo cosa riusciamo a portare a casa. Mi piacerebbe che diventasse una squadra che dà fastidio a tutti, questo sì. Mister Paolo Marino, Ital Press. Buongiorno. Buongiorno, piacere di conoscere. Una Serie C ancora in divenire, non si sa se sarà a 60 squadre o quanto. Cosa pensa lei in particolare delle squadre B che dovrebbero fare Milan, Juventus, forse Roma? Ma, è un'incognita un po' per tutti, non so nemmeno le società stesse come affronteranno.